45.000 euro dal comune per 15 progetti estivi dedicati ai giovani aretini. Sono stati direttamente l'assessore alle politiche giovanili Federico Scapecchi e i rappresentanti delle rispettive associazioni a presentare i primi tre progetti vincitori del bando per le attività ludico-sportive e culturali rivolte ai giovani per l'anno 2022. Abbiamo presentato la graduatoria estiva, quindi finanziata con i primi 30.000 euro, e poi presenteremo in autunno, quella autunnale, con altri 15.000 euro di progetti. Quindi da giugno fino a dicembre, 7 mesi di eventi finanziati con risorse che sono il 50% in più rispetto all'anno scorso, il 100% in più rispetto a 2 anni fa e quasi 4,5 volte in più l'ultimo bando targato centrosinistra. Questo lo dico non per fare chissà quali paragoni, ma visto che si parla molto da parte anche delle opposizioni di una giunta assente per quanto riguarda le politiche giovanili, ovviamente non è che con un bando con delle risorse si risolvono i problemi, ma sicuramente si dà possibilità a tante realtà di creare eventi, iniziative che tolgono i giovani da divertimenti poco edificanti e invece propongono occasioni di divertimento sano. Si tratta degli eventi proposti dall'Associazione Castelsecco, da Arezzo che Spacca e da WISP, Comitato Territoriale di Arezzo. I primi tre progetti in classifica sono dunque gli incontri di Castelsecco, Malpighi Festival e i Fantastici 4. Malpighi Festival si svolgerà il 22, il 23 e 24 luglio. Già da prima faremo dei corsi dalla prossima settimana di Event Management. Poi durante Malpighi Festival ci saranno 2 serate di concerti con ospiti principali Gian Lorenzo Lendrigo e altre realtà locali e non. La mattina ci saranno 2 concerti, uno del quartetto Oida e uno di Eleonora Betti, e più una fiera della musica che farà tutta l'area market, quindi commercianti, etichette e via dicendo, che faranno una sorta di front office oltre che portare i propri prodotti per l'utenza, e dei corsi intensivi di fumetto, comicità e fotografia. Se Castelsecco è già diventata una sede di incontro per tutta una serie di rappresentazioni teatrali, musicali, di filosofia e quant'altro, ecco, anche l'associazione ha voluto, come dire, segnare maggiormente, diciamo, questo punto per volersi proporre sempre di più come punto di incontro anche per altre associazioni. Il primo appuntamento ad Arezzo è domenica prossima e noi, come dire, scenderemo in strada in questo caso. L'abbiamo dato un titolo che è Ambiente, puntini puntini, per esempio. Perché? Perché crediamo che l'esempio valga più delle parole. Che cosa faremo? Insieme a Retake Arezzo, insieme a Eco Trekking, insieme alla Casa Circondariale di Arezzo, insieme al CAI, insieme al Lions Club Mecenate, scenderemo in strada e cercheremo di raccogliere, diciamo, quelli che sono i rifiuti che normalmente, insomma, diciamo, alcuni cittadini lasciano per strada. Quindi questo lo faremo dalle 8.30 partendo dall'S Lunghe seguendo la pista ciclabile, e naturalmente tutti sono invitati. Ecco, cerchiamo di dare un esempio anche per l'ambiente.